L'Empire State Building è il grattacielo simbolo della città di New York. Sia di giorno che di notte sarà la stella polare del vostro viaggio, poiché è visibile praticamente in tutti i quartieri di Manhattan. L'edificio in Art Deco è situato a Midtown, all'angolo tra la Fifth Avenue e la 34esima strada, dove una volta sorgeva il Waldorf Astoria. Con i suoi 443 metri di altezza, è stato il grattacielo più alto del mondo fra il 1931 e il 1967, fino a quando fu superato dalle Torri Gemelle. Dopo gli attentati dell'11 settembre 2001, è tornato al secondo posto fino al 2014 con l'inaugurazione del One World Trade Center alto 541 metri. Ogni anno è meta turistica di circa 3 milioni e mezzo di visitatori che affollano la terrazza panoramica dell'86° piano e l'osservatorio al 102°. L'Empire State Building offre una delle più celebri piattaforme di osservazione, nonché la prima della città per altezza e anzianità. L'osservatorio è aperto fino alle 2 di notte. Il grande atrio d'ingresso al civico 350 della Quinta Strada è anch'esso un esempio di Art Deco ed è decorato con marmi di differenti colori e qualità. Al piano terra si trovano le biglietterie dove potrete acquistare i biglietti per l'osservatorio all'86° piano oppure quelli fino alla terrazza vetrata al 102°. Con il vostro biglietto salite al primo piano in direzione dei controlli di sicurezza. Prima di raggiungere gli ascensori che vi porteranno all'80° piano, potrete leggere sugli schermi le informazioni relative all'efficienza energetica che ha reso l'Empire un modello di sostenibilità per il basso impatto ambientale. Nel 2010 la società di amministrazione dell'edificio ha sostenuto un'importante ristrutturazione da oltre 550 milioni di dollari che ha riportato l'edificio allo splendore di un tempo. Una volta raggiunto l'80° piano potrete iniziare ad ammirare il panorama attraverso le vetrate. Nelle sale sono presenti diversi pannelli che ripercorrono la storia del grattacielo. Nel 1933 l'edificio godette di una prima vera notorietà mediatica quando fu scelto come luogo ipotetico per la scena finale del celebre film King Kong, nel quale il gigantesco animale aggrappato al pennone dell'edificio è intento a combattere contro gli aerei che gli danno la caccia. Dall'80° piano prenderete un altro ascensore per raggiungere l'osservatorio all'aperto all'86° piano. Avrete la possibilità di godere di una vista a 360 gradi su tutti e 5 i boroughs di New York e, se è bel tempo, anche sui 5 stati confinanti. Il cantiere di quello che sarebbe diventato il più alto grattacielo del mondo aprì il 24 settembre del 1929. Fu completato in soli 410 giorni, un vero record. Il costo fu di 41 milioni di dollari, addirittura meno dei 50 previsti. Il nome venne scelto in onore dello stato di New York, storicamente noto come Empire State. La cerimonia di inaugurazione fu un evento solenne e si tenne il 1 maggio 1931 alla presenza del sindaco, del governatore dello stato di New York, Franklin Delano Roosevelt, del presidente dell'Empire State Building Corporation e del presidente degli Stati Uniti d'America, Herbert Hoover, che da Washington accese personalmente l'illuminazione del grattacielo tramite un collegamento via radio con la Casa Bianca. L'edificio ospita esclusivamente locali commerciali ed uffici, tra cui circa una quarantina di studi televisivi e radiofonici di emittenti private. Dall'osservatorio sono ben visibili il Chrysler Building, forse il grattacielo più bello di New York, ed i ponti che collegano Manhattan a Brooklyn. Sul lato sud poi si apre una meravigliosa prospettiva su Lower Manhattan, la Freedom Tower, la Statua della Libertà e addirittura il Verrazzano Bridge, con il quale si raggiunge il distretto di Staten Island. Dal 2005 è nuovamente accessibile anche il secondo osservatorio del 102° piano. La parte terminale del grattacielo è costituita da un possente pennone sormontato da un'asta metallica che venne utilizzata per l'installazione di antenne, luci, ripetitori radiotelevisivi e un grande parafulmine che viene colpito dalle scariche elettriche con una media di 500 volte l'anno. Fin dal 1976
Gli ultimi 30 piani del grattacielo di notte sono inondati di luci colorate che cambiano a seconda della stagione o dell'evento. Nonostante la città muti in continuazione, l'Empire State Building rimane un'icona di New York e ne caratterizza da quasi un secolo il suo skyline.